Onori ai caduti. È la stessa cosa del primo anno, per me è sempre la stessa cosa. Castiglion Fiorentino è oramai legato a noi e a me e alla mia famiglia in modo indissolubile, quindi sono veramente orgogliosa e sono veramente contenta di quello che fanno ogni anno. Grazie, soprattutto questo pensiero dei ragazzi per me mi ripaga di tante amarezze e del dolore che ancora per me è come se fosse il primo anno. I ragazzi del Consiglio Comunale hanno pensato di regalare alla signora Petri una foto scattata qui vicino al monumento con appunto una frase significativa: noi non dimentichiamo. Non dimentichiamo perché noi si dice sempre che si educa con le parole, si educa però soprattutto con l'esempio. L'esempio che è stato dato da questo poliziotto appunto vale più di mille parole, per cui il ricordo è fondamentale. Parlare ai ragazzi e parlare... Ma racconto semplicemente la vita di Emanuele, quello che ha fatto, era un ragazzo come loro e poi quello che è successo per far sì che la legalità sia al primo posto per loro. Non è una sorta di cerimonia questa da fare a tutti i costi, è perché è un dovere, è qualcosa che ormai fa parte anche della nostra sensibilità, del nostro territorio comunale, che è vicino ovviamente al capoluogo Arezzo e al cuore delle istituzioni, così come è vicino all'Umbria, alla comunità di Tuoro, perché ovviamente in questo abbraccio simbolico si uniscono a distanza di 30 km due comunità che hanno usufruito anche del servizio a favore dello Stato di quest'uomo e non solo di quest'uomo, perché poi sono tutti da ringraziare, anche coloro che fortunatamente per svolgere questo servizio non ci perdono la vita e sono ovviamente mai come adesso devono essere al centro della nostra attenzione e della nostra riconoscenza.